Appunto questo, il movimento per la liberazione dell'uomo, è sempre un movimento che ha molta fatica a maturare, no? E non solo nel campo della psichiatria, nel campo più generale, qualche cosa che crea una scienza nuova in riferimento ai bisogni dell'uomo, una scienza che non dà delle risposte preformate, ma delle risposte individuali ad ogni persona che chiede qualche cosa. Che non so perché ho perso tutto il mio prezioso umore. Ripeto, prima rispondere ai bisogni delle persone. La persona che è ricoverata in manicomio ha dei bisogni, ma noi non li conosciamo perché quello che vediamo è soltanto la miseria dell'internato, no? Private di aria e del respiro del mondo. Ho visto i normali, tutti li ho visti. Un centro di cura coscienza. Tu credi di essere qualcuno e non so ci sei veramente. Grazie a loro.